Dottor Egidio Archero, Presidente FAND, Associazione Italiana Diabetici e Vicepresidente eletto di Diabete Italia. Quali sono le problematiche di una persona affetta da diabete che possono essere interessate dall'approccio emodinamico conservativo dell'insufficienza venosa? Allora, il diabete è una malattia che si sta diffondendo sempre più in Italia. Abbiamo quasi 4 milioni di persone con diabete conclamato, di cui una rappresentanza in percentuale tra il 90 e il 95% si tratta di diabetici adulti o di tipo 2, il 5-6-8% di diabete insulino dipendente giovanile. Quindi è la problematica vera delle persone con diabete è quella di non sottovalutare la malattia, perché esistono diverse complicanze che a volte sono veramente pesanti per la qualità della vita. Due di queste riguardano l'apparato cardiocircolatorio, l'apparato vascolare, la famosa neuropatia diabetica sensitiva o autonomica, e soprattutto il compito delle associazioni è far capire alle società scientifiche e alle autorità sanitarie che occorrono dei protocolli di cura in base alle quali questi controlli a carico degli occhi, a carico del cuore, a carico delle arterie, delle vene, di quello che è il patrimonio totale della persona vengono fatti con una certa frequenza. In particolare noi assistiamo sempre meno, per fortuna, a quelle che sono le amputazioni di parte degli arti inferiori in pazienti, in persone con diabete magari conclamato da più decenni. E in questo sistema di prevenzione dovrebbe trovare sempre maggiore spazio il ricorso ad esami preventivi o il ricorso nel caso in cui ci sia già stata qualche manifestazione di disordine venoso a queste tecniche nuove che proprio fanno parte di questo simposio internazionale che tratta della diagnostica emodinamica non invasiva o mini invasiva. Quindi per questo la nostra preoccupazione è che sia le autorità sanitarie che preparano i piani sanitari regionali diversi da regione a regione, sia i medici di famiglia e i medici diabetologi siano pronti e sensibilizzati al massimo grado nell'indirizzare le persone che presentano problemi di mobilità, ad esempio, nei centri specializzati. Quindi chi fa che cosa, dove andare, e questa è un'esigenza che è nota da tempo e che non abbiamo ancora risolto. Quindi prima si fa prevenzione, prima ci si approccia con il medico specialista, in questo caso nelle problematiche del sistema venoso, e maggiore sarà la qualità della vita, di tipo anche conservativo, ovviamente.